No, vi voglio dire una cosa che non è nulla di negativo, anzi, sono felice. Vi spiego perché. Ero un po' amareggiato oggi, per via proprio di quella cosa che vi ho detto, no? Di chi magari non aveva bisogno che ne so, faceva domanda dei buoni spesa piuttosto che del pacco. Questa mattina un mio amico mi manda un messaggio e mi dice, lui non è un mio amico, è più di un amico, e mi dice che praticamente lui il suo contributo di 600 euro come imprenditore, più che imprenditore, come libero professionista, gli era stato dal governo, lo voleva mettere a disposizione di chi praticamente non ha in questo momento come fare. E questa cosa mi ha reso, come dire, felice. Lo conoscevo, non mi ha sorpreso perché io lo conosco. Lui è uno che ha non il cuore d'oro, di più. Però adesso sono tornato a casa, ho finito la diretta, sono tornato a casa. Ho trovato una persona sotto il portone di casa. È una persona che conosco, un agricoltore di Lucera, che non vuole che si conosca il nome. E io non sapevo, onestamente, ho detto, Madonna, sotto casa, insomma, ho detto, pensavo, cominciano a venire sotto casa. Non finisce più la giornata, no? E invece mi ha detto ti devo dare una cosa. E mi ha consegnato questa busta, vedete? E in questa busta ci stanno i 600 euro che pure lui ha ricevuto dal governo, che evidentemente, insomma, una cosa proprio bella non l'ha fatta perché l'ha mandata, ripeto, a chi ne ha bisogno, ma anche assolutamente a chi non ne ha bisogno. E vi posso garantire che, ahimè, so, probabilmente non saranno tantissimi quelli là che faranno questo gesto. Però che questo abbia portato questi 600 euro, a me ha emozionato, a me ha reso felice. E volevo condividerlo con voi questo momento, perché sono così io, purtroppo non, i miei sentimenti sono molto, molto trasparenti, io non riesco a nascondere molto. E quindi ci tenevo a farvi sapere che, insomma, è vero, ci sono state tante persone che mi hanno amareggiato perché hanno chiesto quello che non era il loro, ma per fortuna ci sono tante bellissime persone che, in maniera assolutamente anonima, li hanno messi in una busta e me li hanno portati a me. Per il sindaco della città di Lucera, chiaramente non per il sindaco della città di Lucera, ma per quello che io oggi rappresento e per quello che sono i bisogni che noi oggi stiamo cercando di soddisfare. Quindi voglio dire grazie, grazie di cuore a questo galantuomo, perché così bisogna chiamarlo. E grazie anche a quel mio amico che questa mattina mi ha detto la stessa cosa. No, due, onestamente, oggi non mi aspettavo che uno non mi aspettavo che mi aspettassero sotto casa per darmi una bustina. E per dire io non ho bisogno di questi, vedi chi ne ha bisogno. E quindi ci tenevo a condividere con voi questa mia contentezza, insomma, sono contento. Meno faticoso, sapere che ci sono persone che pensano agli altri diventa tutto meno faticoso in questi momenti qua. Buon pranzo, scusatemi.